Guardate chi c'è ancora qui con noi, Monica Bellucci. Buonasera, buonasera. Quella vera, per gli altri canali c'hanno quella finta. Noi sa quella vera. Monica, allora, mi ricordo una volta mi dicesti, in Sardegna, mi dicesti, mi accompagni a una festa stasera, per favore, perché non ci voglio andare da sola, perché una persona è un po' particolare e andiamo sulla sua barca. Ma non era un amico tuo? No. Vabbè, io mi ricordo, ci siamo ritrovati in questa barca bellissima, mi ricordo, non so quanti metri fosse. 100 metri, la barca di una roba. Nara, la volevo. Con dei quadri incredibili, c'era solo Monet, Manet, Modigliani, non so, c'era di tutto. E noi eravamo lì a visitare questa barca. Ma che visitare? Quello, quello guardava te con gli occhi di prosciutto proprio, a me mi guardava e mi voleva ammazzare a me. Perché dice, ma chi è questo bassettino col naso grosso? Ma che vuole da questo? E mi voleva veramente ammazzare. E lei era l'unica donna, perché questa donna qui che voi vedete, questa donna qui è una donna bionica. Ma non si leva mai i tacchi. Mai se li leva. No, sempre me li levo. Ma lì no, quel giorno lì sono arrivato e ho detto, scusate, ma è una serata incredibile, è una serata, non so dove, una glamour. Quindi ho detto, no. Devo sì, stare con altre donne se le hanno tolte. Ma io no, però. Sapete come ho fatto al marinaio? Perché volevo scappare da quella barca, proprio volevo scappare, quindi... Al marinaio gli ha fatto. Il marinaio gli ha portato il cesto per levarsi le scarpe con i tacchi. Gli ha levato il cesto e gli ha fatto, amore, l'ha proprio con la mano così, il marinaio è andato indietro impaurito dagli occhi di lei, come dire, se ti avvicini ancora ti do un mal rovescio perché i tacchi non si toccano. Perché la cosa bella è che tutte le altre donne coi piedi così perché gli era toccato gli stessi scarpe. No, ma tu mi hai fatto fare uno spogliarello dove li ho tolti i tacchi. Sì, quello però nei cinema, nei film, con la fiction, ma nella vita no. Nella vita no. Comunque tu mi hai fatto fare insomma le scene più forti. Erotiche. Le ho fatte con te. No, una forse. No, due. Due? Due, sì. No, una perché io. Una perché tu, cosa è successo quella volta? Perché io. E una volta feci un sogno erotico con lei, veramente. Io ero sulla carrozzella, ero su una carrozzina. Beato te che hai avuto io. Sì, ok. Non faccio per dire. Carrozzina, lascialo finire. Ero su una carrozzina e a un certo punto sognavo che lei era la mia infermiera e veniva da me per curarmi e mi si metteva sopra e mi cominciava a smanacciare tutto. Insomma, era una bella... Si dice curare. A curare, sì, sì. Noi a Prato diciamo smanacciare. E, come mi sono svegliato la mattina? La prima cosa che ho fatto è ho chiamato lei. E gli ho detto, Monica, io ho fatto un sogno erotico con te, ma era talmente erotico, talmente forte che va messo in un film. Bisogna fare un film, una scena, e no con me naturalmente, perché io non sono un attore, e... Chi abbiamo preso come simbolo della bellezza? Abbiamo preso Haber, forse? No! Cioè, sarebbe stata una bella idea, però. Ma quale comunque idea? Originale, fuori dai canoni, invece... Ma talmente che ovvio dell'ovvio. Troppo fuori dai canoni, troppo. Siete veramente dei registi ovvi. Diciamo abbiamo preso Riccardo Scamarcio, bravo. Era un bel ragazzetto. E l'abbiamo messo su questa carrozzella. La cosa bella è che lei... la girammo di notte, ti ricordi della scena? Mi ricordo, sì. E lei era molto timida, io pensavo invece, ora questa arriva la Bellucci, chissà che scena erotica mi fa. Invece era molto timida, insomma, aveva tutte le sue timidezze, quindi io non sapevo come fare a fargliela vedere. Scamarcio mi diceva, non me la far avvicinare troppo perché sono già eccitato, mi disse. Quindi lei mi diceva, ma sei sicura, mi devo togliere le mutandine, perché se doveva togliere, c'aveva una gonnellina. Metti tutto nero. Per forza, devi mettere. Poi mi guardava e mi diceva, mi devo togliere le mutandine? Boom, tutti svenivano così. E dissi, troupe, per favore, la troupe, tutta fuori. Non voglio vedere nessuno, solo gli indispensabili, perché questa è una scena troppo hard, troppo forte, quindi sia Monica che Riccardo non vogliono avere troppa gente intorno. E vedo tutti che se ne vanno, come dire, Madonna, ma guarda te, proprio stavolta bisogna andare fuori. E vanno fuori. Si comincia a fare la scena e... Lei mi dice, ma in che posizione mi devo mettere? E ti ricordi che non era una posizione non era una posizione no. Normalissima. No, non era normalissima. Però secondo me non dobbiamo spiegare troppo le scene così d'amore, sennò perdono
no? D'amore, insomma. Sì, perdono, se facciamo il making off, non quella c'è più mistero. Tosta, è bella tosta. Ah, ci siamo andati giù duri, vabbè. Però non si vede quasi niente. Che bello, però il cinema, ci permette di sognare, cosa di fare fai, cose Rocco? Cosa fai? Che non facciamo nella vita. Perché sei impazzito, Rocco? No, Rocco, dai su. Chi ci va? No, ma perché l'ha fatto? È uno scherzo, no, non succederà niente. No, perché noi volevamo per un attimo, soltanto... Sognare di nuovo? Sì, però io l'ho già fatto il sogno, quindi mi tiro fuori. Però loro tre... Tutti sulla sedia a rotelle? No, tutti sulla sedia a rotelle. A turno. Ok. Per un attimo. Mamma mia, posso fare dai. Una premessa, scusami. Vai, Albert, tu. Diciamo che il più avvezzo con la sedia sono io, ma non perché sto male. No, beh, no, Tony, anche per quello. Ho fatto 3 film dove interpretavo uno che stava sulla sedia. Tra l'altro, uno proprio, una tua sceneggiatura di Francesco Nuti, Willy Signori, vengo da lontano. Da personaggio. Per cui è più abituato, diciamo, che ha più confidenza. Je suis ma... Si parla francese perché... Il manton... Vabbè, insomma, noi sappiamo benissimo che Haber ormai sessualmente non ha più nessun tipo di, ma che cosa di forza. Deve prendere l'aiutino. Un aiutino, ma purtroppo adesso non l'ho preso, ma insomma, che devo fare? Vabbè, ma adesso è fiction. Però forse non ti tocca, perché facciamo a sorte. Mi sembra bene? Facciamo a sorte. Ti tocca stare qui? E Monica si siede un attimo. Una cosa democratica facciamo. Se ti va, Monica, perché non sia mai... Non so cosa farò, perché io, sai, lo faccio... Improvvisiamo. Vediamo cosa succede. È meglio che lo faccia da uno di loro che sono... Cosa mi ispira chi? Allora, chi ci va sulla sedia a rotelle? Vediamo, vediamo chi che va? Cosa la ispira, chi ci va. Blin blone, la buccia di limone, la buccia di caffè, blin blè. Tu, guarda che culo c'ha questo! Wow! Che culo c'ha questo! Adesso non ci posso credere. E alle. Vieni. Ragazzi. Non so cosa faremo. Non lo so. Vai, vediamo cosa ci viene sulla. Ma tanto, Alessandro, prima o poi dovevi andarci. Quindi... È così, tanto. Forza, buttati. È merda che si. Dai, su, mettiti giù. Oh, Dio mio. E andiamo. Ma guarda come ci sta bene sopra, come gli dona. Mi sento a mio agio. E come sto bene io dietro a spingerti anche. Che cazzo sei? Allora. Il bastone della mia vecchiaia. Innanzitutto chiudi le gambe. Chiudi le gambe. Però se chiudi le gambe. Chiudi le gambe. Je serre les jambes. Sì, serre les jambes. In francese perché diventa più... Oui, parce que il doit comprendre. Se più... Le manine le... Belushi, vieni sì, no, vedi no, che no, fa... No, le manine le tieni a posto, per favore. A posto? Se no te le lego. Senza mani, io faccio anche senza mani. Je n'ai pas problème. Je n'ai pas problème. Ma stai calmo però, stai calmo. Je suis excité. Ma che excité, ragazzi? Ragazzi. La pressione è troppo alta. Je suis très excité. Allora. Je suis un peu arraté. Calma. Rien va plus. Très bonjour, monsieur, madame. Aspetta. Monica. Sì. Monique. No, la posizione. Io non lo so, perché adesso non so chiamami, cosa mi chiamami viene. Chiamami Ale. Non so cosa mi viene. Adesso non lo so, veramente, perché questa non l'abbiamo provata. Potete fare un pochino di musica? Una musichetta, una qualsiasi. Musichina. Vogliamo anche spegnere le luci, tutte le luci? Ma no, spegnere. Faccio per dire. Basse, va. Un po' più basse, dai. Tolgo la giacca o... Sì. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Cazzo. Cosa si fa in questi casi? No, voglio dire, non lo so, lo sai com'era la posizione? Oh. Cosa ti ricorda questo? Di muovere. Cioè, il movimento... Guarda, abbassate le luci un attimo. Ma che sei impazzito? Ma Monica, ma che mamma veramente? Ma che cosa hai fatto? È commosso. No, resta lì. Tanto è uguale. No. Ma veramente, grazie, hai dato un bacio a un moribondo. Veramente, grazie. Grazie. L'ultimo bacio. Fantastico, Monica, che meraviglia. Porto in rianimazione. Questa non me l'aspettavo, ve lo giuro. Che bellezza. Grazie, che meraviglia! Monica.
Che momenti, grazie, grazie, veramente tanto. Non ci posso credere. Buttalo di sotto, questo c'ho scuro. Sapete, adesso le mie quotazioni salgono. Ah sì, che salgono. Normale. Cosa salgono? Allora, Monica, questa è un'altra cosa che mi ha sempre colpito di te, cioè l'ironia, l'autoironia, come ti prendi in giro sulla bellezza, sull'icona del sesso, eccetera, eccetera. Però mi ricordo che una volta, quando ci siamo visti, abbiamo stilato, un pomeriggio divertentissimo, una serie di cose che ti gridano a Roma i maschi quando ti vedono passare per strada, quando sei sul red carpet, quando esci da un albergo. C'è sempre qualcuno che ti grida qualcosa. No, perché i romani sono molto simpatici. Anche i paparazzi, penso, sono simpatici a Roma. E una volta mi ricordo che ero davanti a casa ed ero con delle persone, stavo entrando davanti alla mia casa, c'era il portone, c'erano i paparazzi, ho detto no, per favore, c'è la casa, non mi va che si veda dove vivo. E il paparazzo mi fa: Amon, te preoccupa, stiamo stretti su di te. Stiamo stretti su di te, non è male. Sì, fantastico. Però io ho stilato, vengo accanto a te, Monica. Vengo di qua. Io ho stilato una serie di apprezzamenti, diciamo così. Allora, diciamo ce ne sono alcuni, se li vuoi leggere, altri perché ce ne sono alcuni un po' tostini, però vai. Insomma. Allora, questo qui, il primo, leggilo te. Allora, altro che Gioconda, sei tu che dovresti tornare in Italia, bello, questa è carina. Altro che Gioconda, sei tu che dovresti. Poi? Poi sei tu. Ma cos'è? Questo lo leggo io? Vai, sì, è un po' meglio, vai. Non lo vuoi leggere te? Eh? No. T'ho visto il manuale d'amore e sono passata all'amore manuale. Questa, questo è un genio, eh? Questo è un genio. Monica, per me il tempo si è fermato sul mese di dicembre del calendario tuo. Questo è dicembre, me lo ricordo anch'io. Dicembre. Carino. Poi, questo è bellino. Monica, lascia la porta aperta stasera che mi intrufolo. Non è bello, male. Intrufolo. Ah, ce l'hai una sorella? Pure un fratello con i capelli lunghi va bene. Questa la leggo io. Questa va bene. Ah, Monica, c'hai due bocce che sono patrimonio dell'UNESCO. Bella. Vabbè, questa la devo dire io? Beh, questa sì, dai, questa la puoi dire. Su quella scollatura ci puoi parcheggiare il motorino. È vero, vabbè. Due motorini. Questa è bellina. Ah, leggila tu, anche tu, vai. Ah, Monica, te vendemmierei. Ti vendemmierei, ma come fai a venirti in mente? Pensa quanto può costare una bottiglia di sei vino. Come la... Vado? Vai. Sei come l'antitetanica, te devo fa'. Ma che bellezza. Questa? Se mi dici sì, è d'accordo pure mia moglie. Con quel davanzale starei in finestra tutto il giorno. Così. E questa? A Monica, quando è che fai una scena di sesso con Papa Leo? No, ma questa che c'è? Chi l'ha scritta? Ma divento un po' geloso. Che sei madre, scusa. Cioè, una forma di... sentito un po' escluso. Ma no, ma che sei madre. Ma senti, guarda anche qui. Ma poi ce n'è una, l'ultima la leggo io. Vai. Non la vuoi leggere? No, no, no. Neanche la prima parte? A Monica, se torni in Italia fai ammosciare la Torre Eiffel e fai addrizzare la Torre di Pisa. Okay. Che bellezza, quanto mi diverto con lei, perché l'icona del sesso e poi è simpatica. Quella scena famosa di sesso con Scamarcio è stata veramente una cosa fantastica, perché tutti andavano al cinema per vedere quella scena e poi andavano via. Cioè, non dopo quella scena, vero, andavano via dopo. Dai. Sì, è vero, dai. Voleva vedere quello e basta. No, però, molto siccome bello. Tu sei la nostra regina stasera, noi ti vogliamo fare un regalo. Vai. Però è un regalo, diciamo, una specie di dichiarazione d'amore. Te la può fare Rubini in barese? Vai, sì. Monica, quando si buona? No, quando si buona, scusa. Vabbè, ma che sei, come... È sempre quello stile francese. Te la può fare Papa Leo in lucano? Non ci sono parole in tuo dialetto mei. Potrei farla anch'io. Non ci sono parole da tu. Posso... Te la può fare Haber?
ti sento fisicamente e moralmente. Buonanotte, buonanotte. Ormai dire. Sì. Io siamo troppo amici, te la facciamo fare da un'altra grande star, ospite della nostra serata, Nina Zilli. Talking now, something deep down in my soul was a cry. When I saw you and that man walking now, ooh, ooh, ooh. And I would rather go blind. You leave me, babe. Oh, and most of all, I just don't wanna be free, no. Mazza Monica, quanto sei buona! Grande, grande, grande. From me! Nina Zilli! Grande! Monica Bellucci! Grazie, Monica! Grazie, grazie! Nina, te rimani qui! Grazie, Monica! Grazie di essere stata con noi. Salutiamo Monica. Torna presto, torna in Italia. Ciao Monica, ciao.